anche l'azienda Mauro Monandin presente ancora una volta a questa grande fiera nazionale del panettone. Quali sono le sensazioni di questa seconda giornata? Ma sono molto belle, nel senso che abbiamo visto molte persone interessate, hanno assaggiato con gran piacere e finalmente anche il pubblico di Roma comincia ad avere l'abitudine ad assaggiare il panettone, a venire a visitarci, a vedere le cose. Ho avuto quasi la sensazione che fosse troppo piccolo l'ambiente per la manifestazione che avevamo in corso. È vero, quest'anno per la prima volta infatti anche il dottor Carlo Cabria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha detto dovremo cercare una location più grande. Ricordiamo che oggi siamo ancora una volta al Tempio di Adriano, a Piazza di Pietra. E cosa ne pensa del fatto che quest'anno per la prima volta una giuria popolare abbia decretato simbolicamente tra di voi un vincitore? Ma mi sembra molto corretto, anche perché poi il prodotto finale, quello che effettivamente si mangia, è decretato e il vincitore è proprio il cliente, nel senso colui che compra, colui che assaggia. Bisogna effettivamente dare forse un po' più di comunicazione per il fatto che possano naturalmente gestire e capire ciò che stanno mangiando in maniera più consapevole, però mi sembra un'idea eccezionale e bisognerebbe promuoverla anche oltre. Chiudiamo dicendo che cosa vuol dire fare qualità al giorno d'oggi. Cercare di dare il meglio per quanto riguarda la preparazione professionale, il meglio nella ricerca delle materie prime, consapevolmente, e soprattutto la qualità secondo me sta nel fatto di comunicare al cliente finale ciò che stanno mangiando, perché il punto fondamentale è proprio quello: ognuno può scegliere quello che deve mangiare, ma deve farlo consapevolmente, senza avere, tra virgolette, l'idea di aver comprato una cosa e di consumarne un'altra.